Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio di Mad Father. Nello scorso episodio, e me lo ricordo bene perché l'ho appena finito di registrare, sono successe un sacco di cose, tra le quali siamo giunti in questa chiesa. Ora abbiamo due porte nelle quali entrare per scoprire che cosa si cela dietro di esse. Signori miei, l'episodio di ieri è stato fantastico dal mio punto di vista, spero anche dal vostro, e spero che questo lo sia altrettanto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per questa serie se sta continuando ad appassionarvi. E signori, è chiusa, perfetto. Spero che l'altra non sia chiusa. Ok. È una mensa. Sapete che sta parte me la ricordo, forse. Questo piatto qua c'entrava qualcosa. Sono abbastanza sicuro. Ma forse non ora. Intanto fuori il cane abbaia. Cos'è sta roba? Un pezzo di carne appeso così. Non voglio sapere la provenienza. Seriamente. Posso anche utilizzare la motosega qua. La fiamma è accesa. Ok, ragazzi, come se. Corvo. Come se da questa stanza ci fosse appena passato qualcuno. Vaffanculo. Vaffanculo. Oh! Dovrò fare push. Oh, che cazzo è questo, raga? Ma non c'era prima o non l'ho visto io e sono stupido? Veloce! Cazzo, push, push! Chi diamine sei? Papà? No, eh. Cosa sta succedendo? Sto schermo nero. Sto schermo nero. Ok, stiamo leggendo la storia dello straniero dagli occhi rossi. Lo straniero dagli occhi rossi diede a Jack il potere di maledire gli altri. E Jack disse: "Grazie, uomo straniero dagli occhi rossi. Ora posso tenere la mia vendetta." Mamma, sì, Aya? Che cosa fa papà sempre laggiù? È un lavoro veramente difficile. Lo capirai quando sarai più vecchia, Aya. Quando sarai cresciuta, più vecchia non si può sentire. Voglio crescere presto, allora. Aya, qualunque cosa succeda, non devi odiare tuo padre. Mamma, perché mi dici questo? Ovvio che non odierò mai il papà. Certo. Mamma, forse a te non piace papà. No, no, assolutamente. Sono esattamente come te, Aya. Amo tuo padre così tanto. Per fortuna. Forse è un po' strano. Quindi sosteniamoci a vicenda, non importa cosa succeda. Promesso? Sì. Ora, torniamo alla storia. Qua capiamo molte cose, raga. Ecco perché Aya probabilmente difende così strenuamente suo padre, perché la madre stessa gliel'ha detto: "Ho promesso alla mamma che non importa cosa sarebbe successo, aiuterò papà." Esattamente, ragazzi. Aspettami, papà. È quello dell'inizio. È lui. Ti sei svegliata? Ti sei ripresa, sì. Ma è sì, è lui. Oddio. Adesso sei bendato per nostra fortuna. Non ti preoccupare, sono il tuo alleato. Eh? Scusami per averti spaventato prima. Probabilmente il mio aspetto deve averti sorpresa. Quel buco sulla tua faccia è stato mio padre? Non ti preoccupare di ciò, quello appartiene al passato. Tutti qua sono ridotti così per colpa di papà. Lo odi anche tu, vero? A causa del nostro odio per tuo padre non possiamo essere salvati. Quindi sono venuto a salvare te. Usciamo da qui insieme. Oddio, raga, questo qua era il tipo, ve lo ricordate, immagino, primo episodio. Il tipo inquietante. No, forse secondo episodio, non mi ricordo, sapete. Non posso.
Devo salvare papà. Non andare. Alcuni di quei cadaveri proveranno a portarti a ucciderti, insomma. Se rimani qui. Se rimani qui ti porteranno via la tua vita. Ma l'ho promesso. Non importa cosa succeda. Non posso lasciare papà. Arrenditi con tuo padre. No, lo salverò. Lasciami andare. Ascoltami. Lei mi ha chiesto di fare questo. Lei ha chiesto. No! Padrona! Esatto, ragazzi, ve l'avevo detto nello scorso episodio che lei sarebbe ritornata. Padrona, tutto bene? Maria? Padrona, perché non stavate scappando? Perché papà. Lascia il dottore a me, per piacere. Hai la mia parola, te lo riporterò indietro. Quindi per piacere, padrona, devi andartene da qualche parte al sicuro. Maria, fammi venire con te. Se dovesse succederti qualcosa, padrona, il dottore sarebbe in lutto. What lies ahead? Lies è tipo menzogna, bugia, sì. So che deve essere difficile. Proseguirò da sola. Sembra che sia venuta ad incontrarmi. No. Non è la. Cazzo, è lei. Milady. Non dovresti fare come più ti pare piace. Forse devo cercare di risolvere tutto ciò. O devo fuggire? Cazzo, mi sa che sta arrivando la madre, raga. Ma no, raga. Stava cominciando a starmi simpatico, non ci credo. Ok, forse dovrei seguire Maria. Chi sei? Ho fame. Ok, perfetto, e io me ne vado. Se hai fame, non lo so. Non so cosa fare. Ah, giusto, di qua non siamo più andati, è vero. Non ci ho pensato. Allora, fatemi attivare un attimo la motosega. Vediamo se qualcosa può essere rotto. Perfetto, sono andato oltre. Cazzo. Perché non si apre? No, 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 ancora tu no. Ancora tu no. Cazzo. Push, push, ti prego. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Via, 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 fammi fuggire. Tu hai sempre fame. Oh cazzo! Sta diventando troppo inquietante. Mi mancavi solo tu. Il passaggio è stato un po' difficoltoso, era un po' affollato. Quindi l'ho ripulito un po'. Ok, in pratica hai eliminato quel tipo. E ora te ne stai andando così. Ok. A sinistra o a destra, signori miei? Io andrei a destra. Ok, andrei a sinistra. Chi siete voi due? Ok. Non saranno mai manichini di soldati. Dategli tempo che si rimettono a vivere sti cosi, me lo sento, ormai ho capito come funziona sto gioco. Ok, fermi. Voglio esplorare tutto, anche l'altra stanza. Lì ad esempio c'è un dipinto al contrario. Ecco, rimettiamolo dritto che non si sa mai. Ok. Oh! Appaio sempre in luoghi. No, appaio veramente in luoghi inaspettati. Quindi hai risolto il mistero per aprire questa porta? Stai scherzando? Stai scherzando? Ok, aspettate. Ci sono arrivato adesso. Ci sono arrivato adesso. Devo mettere le cose uguali sia da una parte che dall'altra. Quindi questo re qua. Evidentemente deve andare lì. Ok.
Lì però c'è un problema, manca la testa. Dio mio. Allora, sembra tutto più o meno uguale. Ma deve mancare qualcosa, ad esempio, lì mancano i fiori. E là manca la testa del re. Che siano forse nella stanza dietro, magari non ci ho fatto caso, è plausibile. Ecco, un vaso di fiori. Questo qua è senza testa. Devo ritrovare la testa del re, raga. Adesso il problema è trovare la testa del re, però. Tu sei sempre nelle stesse condizioni di prima, ok? Allora, proviamo a esplorare un po' tutto qua. Salviamo, che non salviamo da un po' troppo tempo. Un piatto sporco. Questo audio mi mette sempre più impressione. Pieni di cibo, forse. Quel forse veramente mi convince poco, sai? Dove diavolo potrei trovare dei fiori, raga? No, apriti. Maledizione. Dei fiori. Non mi farete mica ritornare all'inizio, spero. Questa è ancora chiusa, ok. Io sono sempre più convinto che quel piatto c'entri qualcosa. Oh Gesù. Mancano due pezzi per proseguire. Raga, stoppo un attimo anche stavolta e cerco di capire il da farsi. Ok, ragazzi, ho scoperto qualcosa di molto interessante. Adesso non ve l'ho potuto far vedere perché l'ho già fatto, ma tagliando questo coso con la motosega ho ottenuto il Rowham. Con questo Rowham immagino di dover nutrire questo coso qua che ha fame. Vediamo se funziona effettivamente così. Forse questo andrà bene. Ah, non vuoi roba. Non ti piace la roba marcia. E hai ragione. Gusti molto raffinati. Mannaggia te. Forse devo cucinarlo da qualche parte? Sì. Sì, infatti, Row, scusatemi, non è marcio, è crudo. Perfetto. Che rumore orribile. Dovremmo averlo cotto e adesso dovremmo poterglielo dare da mangiare. Ah, tra l'altro con tanto di servizio. Fantastico. Vai, tieni. Vuoi questo? Ha lo stesso sapore del mio prosciutto fritto preferito. Oddio, prosciutto fritto non l'ho mai mangiato. Ok. Non è un buon colorito, eh? Così buono. Ah, ok, oddio, ho letto male. Pensavo che sa di mamma, invece sa come quello di mamma, cioè ha lo stesso sapore. Oh Cristo. Ok, non hai mai mangiato da quando sei stato rinchiuso qui? Stavo. Starving vuol dire stavo. Oddio, mi sfugge in italiano, scusatemi. Maria se ha sempre portato del cibo qua giù. Non l'hai mai mangiato? Tutti avevano del cibo, ma io. Io ero sempre indesiderato. Non ero utile, disturbavo semplicemente le persone, quindi sono stato abbandonato. Ok. Tieni questo. Cos'è? Grazie per avermi dato del cibo. E beh, grazie, immagino. Cosa ho ottenuto?
Ecco, perfetto. Napkin. Non so cosa sia un napkin, raga. Non so proprio cosa sia il napkin. Non ne ho idea. Serve magari ad aprire sta porta. Ok, questa porta è chiusa. Cosa cavolo potrebbe servire? Napkin. Napkin. Oh, sicuramente dobbiamo tornare indietro. Allora, non è difficile. È semplicemente necessario ottenere una testa di un re. Non posso tornare indietro? Benissimo. E quindi che diamine dovrei fare? No, eh? Napkin. Cucinarlo, non lo so. Cosa può servire un napkin? Ok, il fatto che io non possa tornare indietro mi fa presupporre che ciò che io devo fare si trovi qua nei paraggi. E devo anche sbrigarmi a trovarlo perché non posso di certo far durare il video 26 ere glaciali. Napkin. Napkin. Napkin, perfetto. No, cioè non so cosa serva, però adesso posso ottenere il bouquet. Ottimo. E un problema è stato risolto, ragazzi. Un problema è stato risolto. Metti dentro il bouquet. Ok, però giustamente la testa del re non posso duplicarla. Sto napkin, raga. Allora, stop un attimo anche solo per vedere cosa vuol dire effettivamente in inglese la parola napkin, anzi no. Probabilmente adesso che ho fatto sta cosa qua, potrò andare giù. Qualcosa mi suggerisce che non è così. Perfetto. Che il napkin possa tornarmi utile per... Sapete, sto pensando che forse non devo trovare una testa, ma staccare una testa avrebbe il suo senso. Ah, già sta cosa qua, ad esempio, non l'ho notata. Interessante. Questa cosa qua non l'avevo assolutamente notata. La devo mettere a lui. Ok, quindi erano tre le cose a mia insaputa. 4 perché prima avevo girato anche il coso lì. Ok, raga, adesso stoppo veramente per cercare di capire cos'è sto napkin. Ok, ragazzi, rieccoci qua e obiettivamente non so come io abbia fatto a non pensarci, ma basta semplicemente tagliare la testa al re con la motosega. E così il puzzle dovrebbe essere finalmente completo e dovremmo riuscire a passare. Sì che l'ho risolto il puzzle. L'ho risolto e come? E invece manca qualcosa? No, che non manca qualcosa. È tutto a posto. Did you solve the puzzle? Certo che l'ho risolto. E quindi? Che devo fare? Non capisco, sapete? E sì che l'ho risolto, ma... la porta a sto punto dovrebbe aprirsi, no? Eppure... c'è qualcosa che non ho fatto, ad esempio, ragazzi, spostare sta dannatissima statua. Ok, me ne sono accorto adesso. E questo rumore qua mi fa pensare che io ce l'abbia fatta. Perfetto. Signori. Ed è davanti a un'altra porta che si conclude. Vabbè, a sto punto entriamo perché avete visto. Ed è davanti a quella porta che si conclude anche l'episodio di oggi. Quindi, signori miei, se questo video vi è piaciuto, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.